Buon samurai a tutti e ancora buon vaccino e tamponi. Puntata numero 5, dedicata al Sanbon Combat, che abbiamo presentato durante il congresso della World Jiu Jitsu Wiko 1976, settimana scorsa, sul lago di Iseo. Ma non vi parlerò del Jiu Jitsu, perché è una cosa, diciamo, in cui sono troppo preso personalmente. La lascerò ai nostri mecenati, Lia Salvetti, nonché Luciano Rocca, l'industriale, che con la loro trasmissione, che seguirà la nostra come la luna nel pozzo, vi parlerà del congresso e di tutto quello che abbiamo fatto. Comunque, in breve, successo c'è stato, le male lingue e così via si devono ricredere come al solito, e andiamo avanti. La frase del giorno: un guerriero che crede nel suo cammino non ha bisogno di dimostrare che quello degli altri è sbagliato. È ormai di norma, e non è quella di Bellini, ricordiamoci, che tutti critichino, tutti ormai sono diventati dei fenomeni, sanno tutto e tentano non dare consigli, ma biasimare ogni iniziativa. Senza andare tanto lontano, guardiamo un po' i futuri dirigenti e c'è da preoccuparsi. Il buon Confucio, che sapeva veramente lunga, ricordava: dimmi e dimenticherò, mostrami e ricorderò, coinvolgermi e capirò. A intenditor poche parole. Prima di entrare in merito alla nostra puntata, qualche dettaglio importante. Avremo il collegamento, ci proviamo perché c'è qualche problema di carattere tecnico, con Gaeta, nel profondo sud, con il presidente della FESIC, Sean Henke, famoso figlio d'arte, della Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate, riconosciuta dallo Stato italiano il 10 luglio del 2003. Ed è nata proprio per mezzo del maestro Carlo Henke, che è scomparso nel 2010. Personaggio di indubbio valore. Bentornato ai nostri studi, presidente Sean Henke. Adesso vediamo di collegarci, perché eccolo lì. Penso che è diretta. No? Siamo collegati? Okay. Ci senti, caro Sean? Penso che non ci senti. Allora, sì, ci siamo. Vediamo. Bene, benvenuto nei nostri studi. Sì, ci siamo. Vediamo. Qualche piccolo problema di carattere tecnico. Ti ringrazio. Intanto, in studio abbiamo niente proprio di meno che dalla Russia di Zar Vladimir Putin, Viktor Dmitriev, per il Sambo Combat. Doveva essere accompagnato da Anci Massimiliano Manicore, che è il suo delegato in Italia, ma quando è bisogno di Massimo, di solito lavora, va bene. Dice, mettiamola così. Prima di entrare in merito della trasmissione, che ci vedrà molto impegnati sul discorso Sambo, vediamo di parlare di politica e sport. Come al solito, ricevuto al Quirinale a Palazzo Chigi le nazionali di pallavolo campione d'Italia, sia maschile che femminile. I medagliati olimpici e paralimpici ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. L'Italia che riparte, l'Italia che va veloce, l'Italia che vola, le parole di Mattarella. Riconsegnato il tricolore, presenti tra i medagliati, per noi è importante ricordare Vito dell'Aquila, la prima medaglia d'oro a Tokyo, Marcel Jacob, l'uomo jet, e l'uomo d'oro del karate italiano, Busan. Quindi c'erano poi chiaramente tutti, ma se mi metto a citare tutti quanti, la mia trasmissione, la nostra trasmissione, che poi è la vostra trasmissione, finisce lì.
Invece vi leggo una parte del saluto del presidente del CONI, Giovanni Malagò, che dice: è stata la più grande Olimpiade della storia italiana. Abbiamo conquistato 40 medaglie, record dei record, con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Abbiamo portato sul podio 66 atleti, 7 dei quali vi sono saliti addirittura due volte. Per 73 volte la nostra bandiera è stata issata su uno dei tre pennoni. Per 10 volte abbiamo cantato il nostro inno di Mameli, il canto degli italiani. Quindi non c'è nulla da dire, una soddisfazione grande, incredibile, che sicuramente, come ha detto il Presidente della nostra Repubblica, Mattarella farà storia. E lo si vede dallo Stadio dei Marmi, questo grande complesso di tutti i medagliati, che hanno messo tra l'altro in crisi anche l'ufficio cerimoniale per via del numero delle cariche onorifiche di cavaliere. Quindi è stata un'operazione veramente molto importante. Allora, se riusciamo, parliamo di Gaeta. Abbiamo Gaeta, famosa fortezza borbonica del VI secolo, carcere politico se vogliamo, del profondo sud. E se mi senti? No, non mi sente. Noi parliamo di Gaeta perché è il famoso regno delle due Sicilie e deve ricordarci. No, ma non si riesce, c'è troppa differenza anche in diretta. Adam Czartoryski di Borbone, in cui nel 1980 abbiamo con il principe dato la cintura nera al re di Spagna Juan Carlo di Borbone. È quell'anno, 1980, che ai mondiali di Madrid proprio il siciliano Giuseppe Ricciardi conquistò la medaglia d'oro in un combattimento arbitrato proprio dal papà di Sianente, Carlo. Quindi ricordare quella data e ricordare una parte di noi è una grande parte della storia. Beh, diciamo, caro Sean, caro Sean, ci puoi parlare dei successi di Cluj-Napoca, Romania, dove agli europei VKF del presidente Livio Krishan hai fatto un grande lavoro? Non può parlare? Lo stiamo chiamando per telefono, ma non potevo parlare in diretta. Anche in video, ma in telefono. Siamo fermi. Non suona. Il problema della diretta, le cose belle della diretta. Che... Allora, è occupato. Forse avete sbagliato il numero. Va bene, intanto che riusciamo a trovare il numero, vediamo se riusciamo a incominciare a parlare un attimo del sambo e della Russia di Zar Putin, perché è importante fare questo tipo di riferimento. Intervistare Viktor Dmitriev, che lo vedete in fotografia, il famoso orso di Russia, Misha, come lo chiamano i russi, Misha, non è una cosa facile. Primo perché il mio russo è veramente scadente, ciuccio ciuccio, piccolo piccolo piccolo, malinche. E secondo perché dovrei parlare in francese, in spagnolo, che parlo ma non benissimo, però in compenso Victor lo parla benissimo, perché con le sue scorribande da Cuba, Argentina, Sud America, eccetera eccetera, è super ferrato. Vediamo cosa riusciamo a fare, sarà una puntata, diciamo così, sui generis.
vedremo il perché del sambo, soprattutto il sambo combat. Dobbiamo fare una carrellata storica, perché se non lo facciamo è difficile dire il perché il sambo, eccetera. Facciamo una carrellata sulle pianure russe, i famosi cosacchi, emuli di Taras Bulba, la confraternita cosacca, come ha scritto Nikolaj Gogol nel suo anonimo libro. I cosacchi sono molto vicini allo spirito dei guerrieri samurai. Il loro comandante si chiama Ataman, quello giapponese si chiama Atamoto. Io vi riporto l'addio di un grande generale dei cosacchi, Pietro Nikolaevich Krasnov. Ha scritto il libro Dall'Aquila Imperiale alla Bandiera Russa. Il suo testamento morale, perché fu tradito dagli inglesi alla resa e consegnati a Stalin. La sera prima di essere impiccati nella piazza di Spital, disse queste parole, che sono parole da samurai: ci consegneranno ai bolscevici, ma non potranno uscirne con onore. Ci attende la morte, che dobbiamo affrontare diritti, con orgoglio, senza strisciare. Questo è un generale 5 stelle. Ma una cosa importante, l'armata cosacca è stata nel Friuli durante l'ultima guerra, circa 400.000 uomini. Un judoka che tutti più o meno conoscono, o perlomeno ricordano, Ubaldo Paschini, andava a scuola con i figli di Krasnov. Loro chiaramente in carrozza con i cavalli bianchi e neri, no? Scortati dai cosacchi. Chiaramente il buon Paschini con le scarpe rotte e in mezzo al fango. Ma questi sono dettagli. Sto guadagnando del tempo, lo avete capito, perché cerchiamo di collegarci sempre con Sean, che è là che freme. La Russia è il paese più esteso del mondo, con oltre 300 gruppi etnici diversi. La lotta è l'elemento che ha sempre caratterizzato i rapporti tra le repubbliche nel periodo della rivoluzione d'ottobre. Può parlare d'acqua direttamente, la sento, non c'è bisogno che si avvicina, maestro, la sento. Caro, sentimi, caro Sea, mi senti? Sì, io sento. Ah, benissimo, siamo riusciti a beccarti, mamma mia. Allora, torniamo indietro, abbandoniamo la Russia di Putin per un attimo e torniamo. Parlaci subito, in prima battuta, del grande successo che avete fatto a Kluzhna-Poka, anche se non mi avete invitato, che io potevo essere il Jolly, ma comunque, va bene, parlaci di Kluzhna-Poka, quante medaglie avete fatto, eccetera. Senza ombra di dubbio, Spartaco, la prossima volta sarai presente. Non ti preoccupare. La prossima volta non so se allora ci sarò, eh. Sai, gli anni sono quelli che sono. Sì, sappiamo che tu sei un tuttofare, di conseguenza sei sempre utile per qualsiasi squadra nazionale. Allora, devo dire di essere pienamente soddisfatto, sia personalmente che come presidente della FESIC, perché i ragazzi sono stati meravigliosi. Devo dire che non avevamo tante velleità, nel senso, avevamo in quest'ultimo anno, sappiamo perfettamente come sono andate le cose, organizzato solo un evento in presenza, ovvero un campionato nazionale denominato Summer Edition, che ha avuto la presenza soprattutto di atleti di Kata e non tanto di comité. Di conseguenza abbiamo fatto le convocazioni proprio basandoci su questo campionato e ovviamente su quello che ci avevano suggerito i vari allenatori. Purtroppo non c'è stata la possibilità di fare dei raduni e abbiamo convocato 20 persone. Poi insieme a questi, diciamo, competitori ufficiali si sono aggregati anche
altri atleti, qualcuno anche ragazzino, lo sai perfettamente che la WUCF parte dalla categoria 6 anni fino ad arrivare a veterani. No, no, c'è anche una categoria, io mi ricordo, basta che respirino, possono partecipare. Sì, questo è vero. Io comunque consiglierei ad un'organizzazione di tale portata dividere almeno fino a 18 anni un campionato e oltre 18 anni un altro, proprio per non creare quella confusione che ogni tanto si vede. Abbiamo ottenuto un risultato strepitoso perché siamo arrivati terzi dietro la fortissima Romania che portava 500 atleti, dietro gli Stati Uniti che sono una potenza, lo sai perfettamente, conosci Joe Mirza e la AU degli Stati Uniti, e davanti a altre 57-58 organizzazioni mondiali, per cui devo dire che i ragazzi sono comportati in maniera splendida. Hanno vinto tantissimo nel kata Shitoryu, abbiamo un allenatore, Riccardo Ragno, ma abbiamo anche tanti validi tecnici all'interno della federazione. Una commissione, direi, perfetta, guidata dal maestro Pierangelo Serra, e devo dire che i ragazzi sono comportati bene, non soltanto sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto il profilo comportamentale. Ho detto a tutti grazie, grazie di cuore per l'educazione, per il rispetto che hanno mantenuto sempre, anche quando qualche giudizio a parer nostro ci è sembrato un pochettino, diciamo, affrettato, ecco, un po' soggettivo, ecco, e non tanto oggettivo. Però devo dire che l'organizzazione è stata buona, globalmente buona, anche se, come ti ho detto prima, basterebbero piccoli accorgimenti per renderla ancora migliore. L'arbitraggio, a parte il primo giorno che è stato un po' un disastro, ognuno faceva un po' quello che voleva, non c'era un'unione anche tra i cinque arbitri dei tatami, devo dire che i giorni successivi le cose sono migliorate, anche perché su 8 tatami c'erano 80 arbitri, per cui probabilmente hanno cambiato un po' la situazione. Molto bene. Che si era creata di tensione, ecco, perché devo dire che alcuni esiti non proprio combaciavano con la tecnica effettivamente espressa. Comunque molto molto contento come presidente, molto soddisfatto dei ragazzi e degli allenatori sicuramente. Bene. Senza toglierti la parola, rimani lì, sta girando un numero di telefono. Se qualcuno vuole collegarsi direttamente con la nostra trasmissione, quindi con gli studi, siamo qua a disposizione. Seconda domanda, caro Sea Gaeta, certo non per prendere il sole, vero? Visto che hai già fatto le vacanze. No, purtroppo no. Visto che hai fatto già le vacanze in Catalogna per un paio di mesi, con la famiglia. Sì. No, un mese solo. Un mese solo, vita dura fare il presidente federale. Va bene, complimenti. Ci vuoi parlare un po' di Gaeta, che è ormai diventato un punto di riferimento dal generale, non solo per la FESI, ma anche per le altre attività nel profondo sud, ma comunque ben collegata, ben congeniale per tutti. Sì, siamo a Gaeta da oltre 20 anni. Ha trovato questo posto mio padre tanti anni fa, un'ubicazione perfetta, perché lo Stage Gaeta vuole unire tecnica a un po' di mare, di spiaggia, di rilassamento, e ci è sembrato che questo sia il posto migliore, l'ubicazione perfetta proprio per questo tipo di stage aggregativo. Quindi non soltanto palestra,
ma anche un po' di serenità, Vacanza, di insomma. divertimento, di vacanza, ecco, un misto tra le due cose. Diverso invece poi lo stage tecnico per i docenti che si terrà a marzo. Devo dire che i numeri sono aumentati rispetto all'anno scorso e quindi mi fa molto molto piacere. Certo non sono i numeri del 2019, del 2018. Noi riempivamo totalmente l'albergo e avevamo tantissime cinture nere tecnici. Siamo contenti, quest'anno abbiamo invitato nuovamente Scott Langley, che è un ottimo esecutore tecnico di Shotokan. Poi abbiamo Jordi Ferrando, per la prima volta uno spagnolo, che non solo è un tecnico di Shitoryu, ma è anche un grande maestro di Kobudo. Farà una lezione di Nunchaku a tutti i nostri partecipanti. Abbiamo regalato un Nunchaku in questa edizione. E poi ovviamente avremo un maestro Basile per quanto riguarda il Batodò, lo Yaido, e poi i nostri tecnici, da Ludovico Ciccarelli a Iosemino, a Paolo Bolaffio. Abbiamo fatto prima di questo stage tecnico lo stage intensivo per le qualifiche tecniche, dove hanno lavorato Pierangelo Serra, che è presidente della commissione di Shitoryu, hanno lavorato Lido Lombardi e Pietro Dall'Olmo per quanto riguarda lo Shotokan. Abbiamo inserito anche ovviamente la medicina, abbiamo inserito la preparazione atletica, abbiamo un altro tecnico, professore del karate, che è il maestro Francesco Romano Bonizzi, e siamo soddisfatti comunque dal risultato ottenuto perché in una situazione che tu ben conosci, in una situazione precaria, avere ancora certi numeri è veramente un piccolo merito, un piccolo vanto, e sono molto orgoglioso di questo. Prima di lasciarci, perché abbiamo un'altra domanda nei tuoi confronti, hai parlato dei vari personaggi, eccetera. Mi fa piacere che il buon Augusto Basile sia presente, visto che non ci sono a fare spada, giusto? Va bene anche Augusto Basile, vecchio nome e di grande importanza, eccetera. Sto scherzando, chiaramente. Noi ci vedremo prossimamente, settimana prossima, a Bruxelles, per il meeting a livello al Centro Parlamentare Europeo dell'Euretics Ezia con il professor Gordiani, dove sarà presente questa volta il numero uno dell'European Platform Sport Innovation Our Sport, cioè l'ultima medaglia bianca alle Olimpiadi prima del nostro uomo jet di Tokyo, che ha vinto i 100 metri a Mosca 1980. Quindi Fantastico. sarà una. Bene, è la prima volta che verrai anche a Bruxelles? Sì, la prima volta. Guarda, giusto un'ora fa ho fatto i biglietti, per cui sono veramente molto contento di prendere parte a questo evento, a questo avvenimento. Anche perché, come sai perfettamente, attraverso la Ezia riusciamo a rilasciare i certificati QR, che sono estremamente importanti per il curriculum di un tecnico, di un atleta di karate. Ma non solo per quanto riguarda le arti marziali, perché la settimana dello sport, che è iniziata proprio in questi giorni, eccetera, è qualcosa che lega tutti gli sport. Quindi la certificazione europea dei 27 paesi non è solo, diciamo, un certificato in più per chi fa arti marziali, è la certificazione della validità di un percorso tecnico e culturale, le due cose camminano insieme. Quindi benvenuto, diciamo così, a Bruxelles. Ci vedremo lunedì, giorno 11, in battaglia, non sotto l'omino che fa la pipì nella piazza di Bruxelles, ma al Parlamento europeo.
Io ti auguro, hai visto la copertina di Samurai di ottobre? Con sì, il suo con il nostro vicepresidente, esatto. Debra Margherita, sì. Ecco. Che non lo sa ancora, per cui avrà sicuramente una bella sorpresa. Ecco, la cosa che non sapevo è che non lavora più in banca. Noi pensavamo che aprisse un conto dedicato al Samurai Channel, giusto? Non in rosso, in bianco, che si poteva utilizzare. In bianco. Ma cosa vuoi che facciamo? Adesso che è in pensione ce lo teniamo molto stretto, perché dovrà lavorare sicuramente di più per la federazione. Molto bene, caro Presidente, e soprattutto complimenti per i tuoi risultati e per quelli che verranno. Porta il mio saluto personale a tutti quanti al galà che farete, e non abbuffatevi troppo, e alla prossima, alla prossima volta. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie, grazie dell'invito. È Ciao. Stato sempre, è sempre un piacere. È sempre un piacere. Mi dispiace di quello che è successo al collegamento, però alla fine poi siamo riusciti e la Benissimo. Cosa è importante. Questo è il vantaggio della diretta, così la gente capisce che non ci siamo accordati prima, ci siamo discordati prima. Bene, grazie Sea. Esatto. E alla grazie prossima. Grazie a voi. Grazie. A presto, ciao. Bene. Ciao. Ciao, ciao. Bene, torniamo. Torniamo in casa, parlavamo di Zar Putin, giusto? Bene, voglio farvi vedere com'è un presidente sportivo. Chi è Vladimir Putin? Eccolo qua, che fa allenamento insieme a Ezio Gamba, che è un po' il suo maestro. Ezio è qui, è diciamo di Brescia, siamo in casa sua. Cioè, vorremmo avere anche noi un presidente come Putin, Ocean Karasho. Yeden Ocean Karasho. È uno spettacolo vedere un presidente che scende a livello dei suoi non coetanei, ma comunque colleghi di allenamento. Una cosa importante, se vi può interessare, prendete il libro Putin, lo ha scritto Gennaro San Giuliano, un nostro collega giornalista. A pagina 36 troverete che Putin parla del suo amico Chestakov, quando erano bambini e facevano sambo assieme e judo. Quindi vi dà un'idea di cos'è per l'anima russa il sambo. È un po' tutto. Se noi consideriamo che ci sono circa 300 e più entità in Russia, il sambo ha legato tutte queste entità, compreso il discorso giapponese, no? Quindi la cultura. Ma una cosa importante è che i primi due sambisti li abbiamo portati in Italia, Ennio Falsoni ed io, al tempo della Pasqua del Budo, perché Gavrilin, che allora era presidente della Cosmosport, ministro, mi ha detto, caro amico Bertoletti, porta il sambo perché è un po' il cuore della nostra Russia sportiva. E così è stato fatto. A distanza di tanti anni c'è la Federazione Italiana Sambo, Ferrari, giusto? Ma l'abbiamo invitato un paio di volte e per un motivo o per l'altro ci ha snobbato. Non sappiamo il come, il quando e il perché, ma prossimamente, quando vedrò il presidente Chestakov, con cui siamo stati molto bene, con Franco Cappelletti in Sud Corea 2 anni fa, eccetera, e ci ha mostrato delle bellissime fotografie mentre era a fare un safari e un leone al volo lo ha stecchito, mamma mia. Quindi anche Chestakov e Vittor sono lì come peso, cioè, sono dei grossi personaggi, come si dice. Bene, adesso attacchiamo la parte più difficile, cioè, caro Vittor, allora, chi è Vittor prima di tutto? Mi hanno scritto il suo curriculum tradotto, lo hanno scritto piccolissimo per mettermi in crisi per leggerlo.
È nato nel 1959, è il presidente della Federazione Internazionale Combat Sambo Spetsnaz, famosi paracautisti, marinai d'assalto, polizia speciale, tutti quelli sotto il nome Spetsnaz sono uomini diversi. È il presidente onorario della Federazione di Combattimento Corpo a Corpo della Regione di Mosca. È stato due volte medaglia d'argento al campionato del mondo di sambo, medaglia d'argento al primo campionato CIS, che sono i paesi delle ex repubbliche socialiste sovietiche, e ai tornei di kickboxing tra professionisti. Più volte campione e medaglia dei campionati di Leningrado, San Pietroburgo. Nel combattimento corpo a corpo, due volte il campione dell'Ucraina nel pugilato. Qui lo vedete in divisa, colonnello, giusto? Sì, sì, poi, sì, va bene, diciamo, saltiamo la parte, questo è in azione qui da noi in Italia, ha tenuto lo stage insieme ai nostri del Jiu-Jitsu, perché abbiamo fatto una combinazione speciale di collaborazione. Adesso lo facciamo parlare. E questo diventa difficile. Gospodin. Differenze in sambo e sambo combat. Давай. Немножко история самбо. Самбо получило свое развитие в 20-30-х годах прошлого века. Основоположниками самбо являются Ощепков, Ознобишин, и Харлампио. В 66-м году самбо получило международное признание. Allora, dice, il sambo è una difesa senza armi. È nato nel periodo sovietico, nel 1966, è un tipo internazionale di sport e arti marziali applicate, sviluppato nel 1920-1930, sulla base del judo, del jiu-jitsu e dei tipi di lotta nazionali dei popoli dell'URSS, come il Kurs Kurash, Chodaba e altri. Sì. Fondatore. В 1964 году, когда дзюдо было признано олимпийским видом спорта, советские самбисты также приняли участие в этой Олимпиаде и завоевали медали. С этого времени началось развитие дзюдо в Советском Союзе. И самбо параллельно развивалось. Самбо разделилось на два раздела. Это спортивное самбо, борьба самбо и прикладное самбо, которое было развивалось в спецструктурах МВД, ФСБ, армии. То есть прикладное самбо оставалось. И в 90-х годах в спорт самбо вошло еще боевое самбо, которая отличалась от борьбы самбо тем, что там включили, кроме бросковой техники, ударную технику. Удары руками, ногами. Момент, господин, момент. Quindi stare attenti quando diciamo давай, робота, perché lo usavano in Germania dell'Est. Dai, lavora. Era un modo di dire, perché i tedeschi volevano già essere i primi. I fondatori del sambo sono stati Oskekov, Spiridov e Carlo Pief. All'inizio della formazione del sambo era un tipo puramente applicato di arti marziali utilizzata dall'Armata Rossa e nei servizi speciali. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale il sambo da sportivo iniziò a svilupparsi e negli anni 90 del XX secolo lo sport di sambo è entrato nel wrestling sportivo e nelle strutture di potere ed è rimasto applicato come sport. Differenze tra sport combat e sport samba. Различие в самбо. Спорт – это борьба. Борьба самбо. Это борьба в стойках, борьба в партере.
броски, удержание. А в боевом самбо, в спорт боевом самбо, там включается ударная техника. Удары руками, ногами, опять же, броски, удержание. Но удары засчитываются только нокауты и нокдауны, только реальные удары. Но осталось прикладное самбо, которое осталось в силовых структурах. Сейчас в полиции, раньше милиция, армия и спецподразделения. Там прикладное самбо, оно как было, так и осталось. Allora, come ho detto, sempre difficile, eh? Non pensate che abbiamo fatto un'operazione un po' fuori, da incoscienti in un certo senso. La differenza tra sport e combattimento e sambo sportivo. La lotta di sambo è una lotta sportiva in piedi e in stallo con l'esecuzione di proiezioni, prese dolorose e tutto rifugio a terra. Nel sambo da combattimento sono ammessi anche pugni e calci, oltre che con la testa, anche se solo un colpo che comporta un knockdown viene valutato come punto, tipo nella box. Le proiezioni prese sono tutte catturate, cioè vanno prese, vanno cercate in tutti i modi. E le tecniche di sambo applicate vengono utilizzate dai servizi speciali durante l'esecuzione di missioni di servizio e di combattimenti o per l'autodifesa. Quindi noi troviamo il sambo combat non solo nelle forze armate, ma anche nella polizia, perché Vito è anche istruttore della polizia per quanto riguarda proprio il sistema da applicare per il sambo. L'altra domanda, eccetera. Allora, il sambo Olympic Sport. Прошлом году, в 2020 году, вернее, даже в 2021 году уже Олимпиада, в Токио на заседании Олимпийского комитета было принято решение о включении самбо в олимпийский вид спорта. И надеемся, что в скором времени самбо будет на Олимпиаде. То есть, потому что много стран мира, кто практикует самбо. Самбо очень популярный вид спорта. Современные. И будем надеяться, очень скоро поучаствуем там. Una cosa importante, il sambo è diventato nel 64, il judo è diventato sport olimpico. E i lottatori allora sovietici si sono esibiti con successo ai giochi olimpici per far vedere la differenza tra il judo e il sambo. Sambo. Fino a quando non è stata creata la federazione di judo e sambo in Russia, il presidente Chestakov, come ho detto prima, personaggio importante, un uomo bonario, anche lui massiccio, un altro orso russo, giusto? E quest'anno a Tokyo il Comitato Olimpico ha varato che il sambo è diventato sport olimpico. A tutti gli effetti. Quando si dice è stato riconosciuto sport olimpico, non vuol dire che alla prossima Olimpiade 2024 il sambo sarà a Parigi. No, quando la Russia organizzerà una prossima Olimpiade, sicuramente verrà inserito nel programma ufficiale il sambo russo. Quindi ci troveremo prossimamente nel 2024 doveva addirittura esserci la box francese, perché è riconosciuta anche quella, ma per motivi diversi non è stata inserita. Avremo nel 2028 a Los Angeles baseball e softball, nei famosi 5 sport a rotazione. Nel 2032 forse in Australia, e chissà se vedremo il sambo alle Olimpiadi. Adesso, perché il discorso non l'avevo finito, c'è una cosa importante da ricordare quando noi parliamo del sambo per la Russia, perché dobbiamo pensare che non è solamente
uno sport, è qualcosa di più. Ecco perché hanno diviso molto chiaramente sambo sport e sambo combat. C'è anche addirittura il sambo combat militare. Militare, dove con, fanno i loro campionati, è ancora un regolamento ancora più duro, perché chiaramente i militari hanno altro tipo di interesse. Mi ha fatto vedere un filmino di un suo allievo che ha messo KO l'avversario 40 secondi, quindi non è certo una passeggiata. Ora parliamo di nuove le realtà, parliamo di Vivi Sportivo. Abbiamo già in queste ultime quattro trasmissioni parlato che abbiamo rispolverato la nostra testata Vivi Sportivo. Però prima vorrei parlarvi di un libro. Eccolo qua. È un libro importante, ha fatto un mio collega Colombo, 50 anni che fa karate. È un libro che mi permetto di presentare perché lo merita. 7.000 fotografie per 50 anni di storia. Il maestro Svegno Colombo ha presentato a Merate il libro che racchiude i primi 50 anni di vita della sua scuola, la 16-18 Carrio. 50 anni, mezzo secolo di gloria. È un bel libro interessante. A sparto con stima e amicizia. Ne parleremo profondamente su Samurai nei prossimi numeri. Colombo ha voluto inserire non solo la sua storia personale, ma addirittura i suoi allievi, i suoi istruttori, dei suoi dojo in cui ha prestato attività. E questo ne fa di questo libro un documento storico, non solo per la sua palestra, ma per tutta la federazione del maestro Shirai. Quindi è una bellissima cosa, qui abbiamo tutte le fotografie dei suoi istruttori, maestro Colombo è settimo dan, quindi è un bellissimo libro fatto molto bene e a cui daremo il suo giusto spazio la nostra collaboratrice e collega Federica Chilli. Ha già fatto una bellissima presentazione che troverà spazio su Samurai forse già nel numero di novembre. Quindi io credo che a questo punto torniamo subito a Vivi Sportivo. Questa è la nostra sigla di Vivi Sportivo. Nato nel 1980, bene, Vivi Sportivo, vuol dire che parliamo di tanti sport. Abbiamo scritto una lettera ai vari presidenti federali e a parte gli Abbagnale che ci hanno scritto, il presidente Abbagnale per il canottaggio, anche il presidente del bowling ci ha scritto. Prossimamente parleremo anche di bowling, scacchi e così via. Domenica 3 ottobre faremo un faccia a faccia tra il presidente della fisica, dottor Domenico Falcone, e il presidente dell'UISP, Franco Viabati. È un po' un faccia a faccia che avevamo già fatto qualche anno fa con il presidente Matteo Pellicone a Firenze. E devo dire, anche lì ero moderatore. Vi racconto un piccolo aneddoto molto molto significativo, molto così simpatico, perché per farvi capire chi era il personaggio Pellicone fuori dalla grande cerchia. La sera prima ci troviamo per preparare la scaletta dell'indomani e dice: Spartaco, andiamo a mangiare con Franco Cappelletti, prendiamo un taxi, andiamo in un bellissimo ristorante, non ricordo il nome, ci fermiamo, il tassista invece di
di chiederci quanto era, dice, scende e dice, lei è il maestro Bertoletti? Dico, sì. Bene, abbiamo un piacere conoscerla, eccetera, lei è il nostro ospite, è mio ospite, eccetera, eccetera. Allora noi entriamo al ristorante e il presidente della Repubblica dice, ma come? Conoscono te e non conoscono il sottoscritto che sono presidente della fisica. Bene, caro Bertoletti, ti costa, allora mi paghi la cena. Forse era meglio che avessimo pagato il tassi, a parte questo piccolo dettaglio. Abbiamo il 12 ottobre la festa del GLGS, Gruppo Lombardo Musei Sportivi, di cui sono consigliere. Verrà svolta al Pirellone, al Palazzo del Governo della Regione Lombardia, e verranno premiati, assegnati i premi allo sport. Sono premi che sono 2019 e 2020, perché abbiamo avuto problemi anche noi con la stampa grazie al Covid che non è ancora finito. Quindi non dimentichiamo cosa ad Olbia, settimana prossima dal 6 al 10, il campionato del mondo di judo junior, voluto dalla federazione della fisica in accordo con l'IGF, la federazione internazionale. Saranno presenti 507 atleti di 76 nazioni, quindi un grosso campionato. È il secondo campionato mondiale che organizza la federazione italiana dopo quello che era stato fatto all'Eur di Roma nel 86. In parallelo, fine di questa settimana, a Formia, la città di Cicerone, il taekwondo riunisce tutte le sue cinture nere tecnici con la presenza di Vito Dell'Aquila. Non dimentichiamo, la prima medaglia d'oro a queste Olimpiadi di Tokyo. Ricordiamoci che è una cosa importante, portare a casa la prima medaglia d'oro, eccetera. Quindi, qua già incominciano a farmi segni, perché la trasmissione è in chiusura. Io vi ricordo che siamo sempre su Well TV, canale 68, bottone rosso, perché siamo collegati con Mosca, chiaro? Ecco. In più, su Sky 810, logicamente la trasmissione verrà ripresa da tutti i media web, eccetera, eccetera, quindi ci sarà una larga potenzialità. Penso di non aver dimenticato nulla, se non ricordarvi due cose importanti, che sono a seguire dopo di noi Come la Luna nel Pozzo, che sarà completamente gestita dai nostri mecenati, come ho detto prima. Parleranno del congresso della World Jiu-Jitsu, 44esimo, 45esimo congresso. Parleranno Lia Salvetti, che è il presidente della Bushido Palestre, e Luciano Rocca, industriale, ma soprattutto è stato mio allievo, a cui tengo molto. Tengo molto perché ritrovare un allievo dopo tanti anni e che dice ti metto a disposizione una trasmissione in televisione, bisogna dire, come dicono i francesi, chapeau. E io a queste cose ci tengo molto, e soprattutto il ringraziare è troppo poco. Salutiamo i nostri ospiti. Chiaramente Sean Henke, il presidente, sarà a fare un bagnetto di riposo. Vittor, ce la siamo cavata? Spassico. Ocean Karachò, da Svedania Spasiva. Da Svedania. Arrivederci e grazie. E per questa faticata con la lingua russa, che non dimentichiamo, ho diretto la rivista sovietica Sputnik per 10 anni. Quindi voi direte, dovrei parlarla a menadito, però dall'86 in poi
le cose importanti che ho imparato e che mi ricordo non sono da televisione. Credo che siamo arrivati, frase di chiusura, in mezzo ad ogni singolo respiro, dove i pensieri vari non trovano appiglio, lì è la via. Quindi ricordiamoci sempre una cosa importante. Quando noi respiriamo nella nostra palestra, nella nostra vita, è una cosa importante, ma soprattutto se il nostro respiro è calmo come il nostro cuore. E avere il cuore calmo oggi è una cosa non da poco. Vedo che è arrivato il mio allievo pronto a scattare, mi farà fare le flessioni, perché... Ah no, le fa lui, va bene. Bene, allora, buon samurai a tutti, arrivederci alla prossima puntata. La svidaniya. La svidaniya.